Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi faremo dei fantastici peperoni ripieni. I peperoni che ci serviranno per questa ricetta si chiamano peperoni corno e sono dovuti alla forma e a questo prolungamento che va a rimpicciolirsi, che li denomina proprio come peperoni corno. Ci serviranno 4 peperoni, 200 g di couscous, 200 g di salsiccia, 50 g di pecorino, 100 g di caciocavallo, olio, sale e pepe. Mettiamoci subito a cucinare e nel frattempo preriscaldate il vostro forno a 200 gradi. Prendiamo il nostro couscous, andiamo a ricoprirlo di acqua bollente. Lasciamolo riposare 10 minuti, dicono le istruzioni di questo couscous che ho preso oggi. Copriamolo con della pellicola, mettiamolo da parte e spostiamoci ai fornelli. Apriamo le nostre salsicce. Rompiamola a pezzettini e adagiamola in padella. Stessa cosa con l'altra. Io la lascerò solamente sfrigolare e cuocere per circa 5 minuti. Non aggiungerò sale, non aggiungo niente perché abbiamo il nostro caciocavallo e il nostro pecorino che sono molto saporiti. E poi andremo a insaporire anche il nostro couscous. Quindi non voglio esagerare con il sale. Andiamo a rompere un pochettino ancora e lasciamola cuocere. La nostra carne si è dorata bene. Spegniamo il gas e lasciamo intiepidire. Apriamo i nostri peperoni a metà e andiamo a togliere il filamento interno bianco e i semi. Certo, ci vuole un po' di pazienza perché non è molto semplice e veloce. E li adagiate nella teglia. Il nostro couscous ha raddoppiato di volume. Andiamo a sgranarlo un attimo con una forchetta. Aggiungiamo un cucchiaio d'olio, non di più. Un po' di sale. Pepe. Mescoliamo bene. Aggiungiamo la nostra salsiccia, il pecorino, e 2/3 del caciocavallo. Andiamo a mescolare bene e amalgamiamo bene tutti i sapori. E ora con un cucchiaio andiamo a riempire i nostri peperoni. Non siate parchi perché, come potete vedere, il couscous ha raddoppiato di volume e ce n'è abbastanza per riempire bene tutti i nostri peperoni. Premete leggermente e continuiamo così con tutti gli altri. Finiamo di guarnire con il restante caciocavallo, irrolliamo con un filo d'olio e questo va nel nostro forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15-20 minuti. Ci vediamo dopo per il risultato. Eccoci qui,
nostri peperoni ripieni sono pronti. Vorrei tantissimo trasmettervi il profumo che inonda questa cucina. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, è vero che mettete un bel like al video e vi iscrivete al canale Cucina con Agnese? Tante altre buonissime ricette stanno arrivando. Ci vediamo alla prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a cucinaconagnese@gmail.com.